un anno fa l'inizio dei lavori. Oggi, luglio 2020, il Dusmet viene riconsegnato alla città di Catania. L'impianto di hockey Prato si presenta così rinnovato e funzionale alle attività che attendono l'inizio della stagione 2020-2021. Cancelli chiusi e struttura interdetta da 4 anni. Adesso nuova vita per lo stadio Cardinale Dusmet, celebrata con una inaugurazione speciale martedì 14 luglio dal presidente Federhockey Sergio Mignardi, che proprio un anno fa partecipò alla conferenza di inizio lavori, dal delegato Coni Catania e vice commissario federale Hockey Sicilia Enzo Falzone, dall'assessore allo sport del comune di Catania Sergio Parisi, al loro fianco il responsabile direzione comunale attività sportive Fabio Finocchiaro, il direttore dei lavori Emanuele Perrotta e il consigliere nazionale Coni Orazio Arancio. Convenzione tra Comune e Federhockey alla base della delibera di approvazione del progetto da parte dell'amministrazione catanese nel febbraio 2019, quindi il finanziamento attraverso il bando Sport e Periferie. In piena estate poi via ai lavori con interventi che hanno coinvolto manto erboso, illuminazione, spogliatoi e tabellone segnapunti. La conferenza davanti a centinaia di appassionati di hockey, addetti ai lavori, amanti dello sport e giovani, tantissimi subito in campo. Poi il taglio del nastro inaugurale sotto la luce dei nuovi riflettori. Infine la festa sul terreno di gioco con una partita giovanile che ha visto il club catanese Galatea di fronte a una rappresentanza di Giardini e San Pietro Clarenza. Fischio d'inizio speciale per l'occasione affidato al presidente Mignardi. 23 anni dopo, l'ultimo rifacimento del Dusmet risale alle Universiadi del 97, l'ultra trentennale arena di hockey Prato della città di Catania torna a splendere, sistemato l'impianto che potrà tornare a ospitare eventi di calibro nazionale e internazionale. Adesso toccherà all'hockey locale riproporsi alle grandi scene, come la tradizione di tricolori e partecipazioni a coppe europee ci racconta in un passato nemmeno troppo lontano. Catania è una città storica per l'hockey italiano e naturalmente l'hockey italiano ha bisogno di Catania, quindi questo progetto va a concludere un periodo di grande fatica, ma comunque con un risultato. Guardando quello che sta succedendo, vedo qui bambini, vedo famiglie, vedo tanta gente, sono molto contento perché significa che l'hockey è vivo. La situazione geografica, la location, l'organizzazione, la tipologia dell'ambiente sicuramente può comportare proposte importanti. Io vedo il Mediterraneo come una delle possibili forme di poter far diventare Catania ancora più importante di quella che è in Italia, perché nel Mediterraneo ci sono moltissime nazioni: Egitto, Gibilterra, Malta, Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Marocco. Un paio d'anni e credo che faremo una grande attività internazionale. Ragazzi che giocano significa energia vitale per tutti, energia per le famiglie, energia per loro, per gli educatori, i tecnici, le società, è veramente un'energia positiva. Sono contento di vedere questa situazione perché credo che sia per il cuore di tutti noi sportivi importante vedere tanti bambini. Oggi è il giorno dell'hockey, ma anche bambini di altre discipline, va bene, l'importante è che i bambini italiani siano impegnati e l'hockey darà un contributo ai nostri giovani per diventare veramente ragazzi con un percorso sportivo che sarà utile anche per la vita. Questa è la cosa secondo me più importante e voglio anticipare che per il prossimo quadriennio io sono candidato naturalmente per il prossimo quadriennio, perché dopo 4 anni di grande impegno, aver ristrutturato una federazione, risanato un bilancio, rimesso a posto i conti, riordinato gli aspetti tecnici, guadagnato 15 posti nel ranking internazionale, penso che sia adesso il tempo che l'hockey italiano punti alla crescita e allo sviluppo. Questo per noi è decisivo: crescita, numero delle società e numero dei tesserati, sviluppo, specializzazione e conseguimento di livelli importanti, per cui Catania può aspirare e sono sicuro che sarà in grado di sostenere anche un impegno internazionale che è legato, dal mio punto di vista, al Mediterraneo. Questo impianto, che oggi sarà ufficialmente aperto, dovrà servire per tutta l'attività sportiva del nostro territorio. L'hockey ovviamente dovrà farla da padrone perché per quello è nato, ma dobbiamo aprire al Paralimpico, dobbiamo aprire alle altre federazioni sportive, sia per l'impiantistica che abbiamo qui dentro, sia per la clubhouse e sia anche per una biblioteca che abbiamo allestito di circa 1000 testi. Quindi deve diventare, se ce la facciamo,
un centro importante sportivo del nostro territorio. Noi abbiamo una storicità importante, che sono sì universiadi, che sono una decina di manifestazioni importanti in questo impianto, fra campionati europei, fra Coppa dei Campioni, abbiamo anche molti scudetti che questa disciplina ha dato alla nostra città, facendone diventare, partecipando ai 53 scudetti che abbiamo ottenuto nella nostra città. Abbiamo molti atleti che hanno fatto parte della nazionale italiana, quindi partiamo da una storicità per, speriamo, continuare con il futuro, sia con i ragazzi, perché in questo momento c'è grande fermento per l'hockey, sia anche per eventi sportivi di cui Catania è sempre stata protagonista assoluta. L'impiantistica sportiva vive l'ennesimo capitolo positivo. Noi abbiamo tantissimi impianti, alcuni purtroppo con le quattro frecce, fermi, inutilizzati, però pian pianino, attraverso un programma importante che abbiamo buttato giù con l'amministrazione, con il sindaco Pogliese in testa, grazie alla sinergia assoluta con le federazioni, adesso siamo qui a presentare la consegna dei lavori, la consegna dell'impianto, sempre col presidente nazionale, segno che è importantissimo la collaborazione con le federazioni, la collaborazione con il CONI, perché poi i preziosi consigli, la sinergia, l'approvazione della Libere, come in questo caso, che ha portato avanti questa amministrazione, portano a questi risultati in un momento particolare. Siamo, diciamo, nell'era post-Covid, tante le società che hanno sofferto, tanti gli atleti che hanno sofferto questa brusca interruzione, e compito nostro naturalmente ripartire naturalmente in sicurezza con impianti come questo. Noi l'anno scorso abbiamo approvato quella delibera che premia le federazioni, le società sportive che organizzano qui eventi sportivi e che portano turismo sportivo. È andata molto bene, perché su tutte naturalmente ci diamo appunto la qualificazione olimpica della pallavolo femminile, ma poi tante finali scudetto, dalla canoa polo, alla pallanuoto, al beach soccer, davvero tante iniziative, tante manifestazioni che tanto hanno beneficiato di questo contributo, e noi siamo davvero contenti che questa iniziativa sia diventata un po' da esempio per tante altre città italiane. Attualmente adesso dobbiamo fare i conti con l'emergenza Covid, però l'impegno assunto adesso anche dal presidente della Federhockey ci lascia ben sperare per portare appunto qui iniziative di alto livello, iniziative che portano lusso non solo alla Federhockey, ma certamente alla città di Catania e all'intera Sicilia. Interventi hanno riguardato prevalentemente il rifacimento del manto erboso, il risanamento del sottomanto, il rinnovamento dell'impianto di illuminazione sostituendo i vecchi duri metallici con dei nuovi fari a LED, e l'adeguamento e ammodernamento degli spogliatoi con l'adeguamento alle nuove norme sanitarie CONI, diciamo, vigenti. L'impianto aveva bisogno di un po' di risistemazione e riadeguamento, visto che è un impianto che ha più di 30 anni. Non è un lavoro enorme, o diciamo non si parla di rifare un impianto nuovo, però si parla di, forse una cosa più importante, di riattivare un impianto che in qualche modo aveva e ha un'importanza fondamentale, penso, per la città di Catania, e vederlo, come dire, così spento, inutilizzato, un po' faceva soffrire. Oggi l'abbiamo riattivato e, come vedete, c'è una partecipazione enorme, un po' di bambini, di famiglie, di tutto quel sistema, diciamo, di aggregazione familiare, che secondo me è la base per la società.